Quando hai voglia di pizza, fai questa, senti che croccantezza. Prendo 470 g di patate e le sbuccio. Una volta sbucciate, prendiamo un attrezzo come questo, una semplice mandolina, e andiamo ad affettare le patate. Mi raccomando, dovete farle sottili. Occhio a non tagliarti, Diana. No, ma guarda, ho anche la protezione qui, però in realtà mi trovo meglio senza. Però, Usa la protezione, dai, per Diana. voi uso la protezione oggi. Ecco qui lo spessore che dobbiamo ottenere, quindi come vedete è poco più di 1 mm. A questo punto sciacquo le patate, metto le patate da parte e prendo 150 g di farina di riso, la metto in una ciotola, aggiungo 2 pizzichi di sale. Diana, cosa stiamo combinando oggi? Una cosa buonissima, semplicissima da fare e super croccante, vedrai. Ora aggiungo una spolverata di pepe, dell'erba cipollina. A questo punto aggiungo 200 g di acqua, aggiungo l'acqua gradualmente, un filo d'olio d'oliva e ora aggiungo le patate nella pastella. Che cosa stai combinando, Diana? Sono proprio curioso. Anche io, a dirti la verità. Ah sì, è la prima volta? È un esperimento. Mi A piacciono gli esperimenti. noi ci piacciono gli esperimenti. E a voi? Ora diamo una mescolata, così amalgamiamo bene il tutto, ricopriamo le patate con la pastella. Questo passaggio potete anche farlo con le mani. A questo punto prendo una teglia rettangolare, la mia è 34x24 cm, io l'ho ricoperta con un foglio di carta da forno e ora vado a distribuire le patate all'interno. Anche questo passaggio potete farlo con le mani, distribuiamo bene, mi raccomando, le patate uniformemente. A questo punto aggiungo anche in superficie un po' d'olio d'oliva. E aggiungiamo anche del pan grattato sopra, io sto usando quello di riso, così avremo una bella crosticina sopra. Anche Sono proprio curioso di vedere che cosa stai combinando, Diana. Che io, cosa ne secondo verrà fuori da questa ricetta? me verrà una cosa buonissima. Soprattutto croccante, vero? Esatto. E ora inforniamo nel forno statico preriscaldato a 200 gradi per 40 minuti. Andiamo! La nostra schiacciata di patate è pronta ed è croccante, ragazzi. Mamma mia, ce l'ho qui davanti, ma prima di andare a vederla, lasciate un mi piace al video, condividetelo, mi raccomando, supportateci perché per noi il vostro supporto è fondamentale. Inoltre, ragazzi, per chi non ce l'avesse ancora, il nostro libro Zero Glutine, Zero Rinunce, vi ricordo che potete acquistarlo in tutte le librerie oppure vi lasciamo il link qui sotto e vi dico solo che in questo libro troverete tantissimi ricette facili e gustose, anche un menù settimanale e tante altre nozioni utilissime per la cucina senza glutine e senza latte. Diana, è arrivato il momento. Direi proprio di 3, sì. 2, 2, 1. 1, guarda qui. No, vabbè, no, questa è. Senti già la croccantezza, la senti già. Senti che crosticina. Vabbè. Wow. Quindi, che dici? Ne tagliamo un Quindi, pezzo e assaggiamo? direi proprio di sì. Mamma mia, che crosticina! Wow! Cioè, guardate qui, ragazzi! Che cosa ne è venuto fuori? Wow! Stupenda! Che meraviglia, non vedo l'ora di A assaggiarla! chi lo dici? Cioè, guardate un po', che bontà sono! Che meraviglia! Bisogna assaggiarle, Diana. Direi di sì. Prima il mio consiglio è di aggiungere un pizzico di sale. Vado, eh. Wow. Com'è? Mamma mia. Che buona. Secondo me sono qualcosa di incredibile. Dammene una, dammene una. La provo anch'io, eh. Insieme. No, Mamma mia. vabbè, allora, questa devo dire, ragazzi, questa è la mia ricetta preferita. Sembra In ci sia il assoluto. formaggio. In assoluto, ragazzi, cioè, questa è. Troppo Mi buono. dispiace per le altre ricette, Diana, ma questa le batte tutte.